Gentili signore, cari signori, grazie di essere qui. Tratterò in maniera rapida argomenti pratici che penso possono interessare tutti. Qualche tempo fa ebbi una raccomandata, era una contravvenzione perché avevo lasciato la 500 mentre dovevo passare la Madonna Immacolata. 70 euro, 140.000 lire. Ora, io penso che la multa sia una bestemmia per chi lavora, per chi guadagna un po' la sua giornata, per cui penso che le forze dell'ordine debbano stabilire con i cittadini un rapporto di fair play, di rispetto reciproco, di, come posso dire, benevolenza, e la nostra amministrazione tenderà a poter stabilire questo rapporto. Altra cosa, parlando di Immacolata, le feste, grandissime bombe, sempre bombe, e sono, io credo, fastidiose. D'altronde sarebbe molto triste, io penso, una festa patronale senza fuochi di artificio. Perché non cercare di stabilire delle tradizioni sulla falsariga dell'intierro di Pamplona o della guerra delle arance di Ivrea o del palio di Siena? Io per esempio penserei a tutto un paese illuminato solamente da candele con dei complessini sparsi per i quartieri. Ma ad ogni buon conto, a parte queste fantasie, questi modus rebus, cioè c'è una misura per tutte le cose. Da qui passo a pensare al paese, il paese così come è, pensando all'emergenza di Napoli, anche di Palermo e anche di Roma, mi viene da apprezzare, da fare le mie congratulazioni alla amministrazione di Domenico Nigro e di Carlo Cicchetta. Un paese lindo come questo poche volte si può vedere e si deve ancora di più, credo, incrementare la raccolta differenziata e andare oltre al decoro, al ristrutturare degli immobili, con l'abbellimento dei balconi, con una pavimentazione del corso che ne faccia un salotto. Da qui il concetto di turismo, se ne parla e se ne straparla un po' da tutti. Il teatro greco, io lo amo, il sole quando cala e rende rosse quelle pietre antiche è come se calasse un sipario sulla vita reale, è come se lo spirito dei padri scendesse su di noi, è come se la nostra vita si dilatasse, come se confluisse nell'infinito. Bene, detto questo, per l'amore che porto al teatro, devo anche dire che il Festival dei Giovani, a mio modesto avviso, dopo 14 anni è stato un terribile flop. Ha allontanato il paese dal teatro greco pur dando merito a questi ragazzi, ma se volete anche questo concetto degli studenti un po' ha reso, come posso dire, minimale il nostro teatro. Io voglio ricordare un po' per celia che nell'undicesimo secolo Palazzolo apparteneva a Wilfrido, era il figlio del conte Ruggero, nel 1100 apparteneva a Tancredi. Voglio dire, perché non cominciare delle manifestazioni shakespeariane? Sarebbe un evento che ritenerebbe l'attenzione dei media nazionali. Questo insieme agli scavi che Domenico ha portato avanti e che tramite i fondi europei si dovrebbero completare con la immersione della città greca di Acrai, con il consolidamento dell'intagliatella, con il recupero pieno dei santoni. Carnevale, 20 anni fa tutta la gente, grandi, piccoli, scendevano in piazza, il paese era un unico grande veglione. Dovrebbero tornare quei tempi perché possa venire fuori il Dioniso che c'è in noi, possa crearsi una società ad alto capitale sociale, cioè in cui gli incontri, i rapporti, le relazioni arricchiscono la nostra comunità e possa essere un veicolo formidabile per il nostro prodotto tipico che è la salsiccia, uno dei punti principali, una delle priorità del nostro programma è la valorizzazione di questo prodotto con la certificazione della tipicità e con l'acquisizione di un marchio di qualità, non rinunciando a delle sperimentazioni per migliorarne le caratteristiche, come si è fatto per esempio con il ciliegino a Pachino. Ancora, un'azienda, forse l'unica che noi abbiamo, sono le scuole.
da qui a breve a Siracusa verrà fatto un polo universitario. Non mi sembra del tutto fuori luogo pensare ad una facoltà universitaria distaccata anche a Palazzolo per completare l'azienda scolastica. Ed ancora la sanità, è improrogabile, è irrinunciabile un registro dei tumori a Palazzolo, perché la gente possa sapere quali condizioni predispongono ai tumori e cosa poter fare per una effettiva prevenzione. E ancora, perché non cercare, perché non avere qua a Palazzolo un centro per le cure palliative degli ammalati terminali? E quanto è il minimo che la ASL ci deve per la scarsezza delle nostre strutture sanitarie? Detto questo, vi voglio citare George Lakoff, è un linguista di Berkeley. Questo studioso ha messo a punto un concetto che è il frame. Il frame sarebbe cornice, sarebbe struttura, sarebbe quadro. Ogni parola evoca un frame. Il framing è un linguaggio che evoca una visione del mondo. Nella politica ci sono due frame, secondo questo autore. Il padre severo e il padre premuroso. Il padre severo è quello che ha dei valori, che sono l'autorità morale, che sono la disciplina, che è l'interesse personale perseguito individualmente. Il frame del padre premuroso è l'empatia, cioè il sentire la sofferenza degli altri, è la responsabilità, cioè il porsi carico delle persone di cui siamo responsabili, è anche la interdipendenza. Ebbene, noi sposiamo in pieno il frame del padre premuroso. Noi vogliamo per il nostro paese che ci sia una crescita morale, la civicness, cioè che si possa attuare quella cittadinanza competente di cui parla Carlo Verdoni, cioè una città ad alto capitale sociale che sia istruita, informata, impegnata, che sappia trasformare le proprie professionalità in risorse. Termino. Yes, we can, dice Obama, ma da noi sembra uno slogan vuoto, dell'Italia. Io vorrei finire con un verso di Paul Valéry. Le danze le, il suo tantete vivo, e cioè si alza il vento, cerchiamo, tentiamo di vivere. Care amiche, amici, concittadini, in chiusura di campagna elettorale siamo di fronte a voi, in mezzo a voi, per chiedervi la vostra fiducia. In questi giorni di campagna elettorale abbiamo incontrato tantissimi concittadini, abbiamo spiegato le ragioni dell'impegno di tutti i componenti della lista in politica, politica che intendiamo come servizio alla cittadinanza, impegno civile per l'intera collettività, ma mai confonderla con il bisogno. Ci presentiamo a voi come semplici uomini di buona volontà che tra di voi vivono e condividono i problemi di tutti i giorni. E sotto gli occhi di tutti che siamo di fronte a un periodo difficile, tutta una serie di situazioni finanziarie a livello internazionale, il caro vita, il caro petrolio, gli aumenti indiscriminati dei generi di prima necessità, fanno sì che le parti più deboli della nostra società ne risentano di più, i pensionati, i precari, i dipendenti, i braccianti, i lavoratori forestali, e il mio pensiero va ai disoccupati, ai giovani che non trovano lavoro e di conseguenza ne risentono le attività commerciali e gli artigiani. E la politica non può rimanere inerte di fronte a tutto ciò, e tutte le persone
che hanno bisogno, devono chiedere alla politica di impegnarsi. E noi, quando ci sceglierete, ce ne dobbiamo fare carico, tutti noi della lista consiglieri e il candidato sindaco Carlo Cipetta. Quest'obbligo ci impone di battere i pugni nei posti giusti, con i collegamenti giusti, collegamenti che abbiamo e ci dobbiamo fare sentire e dobbiamo sfruttare. Nel nostro programma abbiamo elencato quelle che sono le nostre priorità del nostro impegno e su cui abbiamo già le idee chiare e condivise fra tutti, ma senza che nessuno pensi che sarà il limite della nostra azione. Siamo un gruppo composto da persone di diverse professioni, ben radicate nella nostra società, pronti a dare il massimo impegno al servizio della cittadinanza e all'ascolto di ogni singolo cittadino. Noi non facciamo false promesse, vediamo la politica come attenzione alla realtà, risposta agli eventi che ci succedono. Per questo pensiamo che con l'apertura del nuovo aeroporto di Comiso e con il completamento delle nuove vie di collegamento verso il Ragusano, sarà solo all'occasione di diventare crocevia di traffici commerciali e turistici fra il Siracusano e il Ragusano, svolta per la nostra economia e favorire la crescita del lavoro. Dobbiamo lavorare perché questo accada, dobbiamo promuovere Palazzolo anche nel Ragusano. Il nuovo frigo macello sarà un'infrastruttura sbocco per i nostri allevatori, così come quelli dei paesi vicini, contribuendo non poco ad accrescere la nostra economia. La nostra città si distingue per la dinamicità delle piccole e medie imprese operanti nel centro abitato e nell'area artigianale, aree che richiedono ampliamento per assicurare la crescita delle attività esistenti e l'insediamento di nuove imprese. I cittadini che intendono avviare una nuova attività hanno diritto ad avere un punto unico di servizio per il disbrigo pratico, sportello unico per le attività produttive. Per quanto riguarda l'urbanistica, della viabilità, i recenti lavori di metanizzazione e prima ancora la sistemazione della rete idrica, che era un colabrodo, e l'illuminazione dell'intero centro abitato. Guardate, il nostro paese ogni angolo è illuminato, i nostri palazzi sono tutti illuminati, non artisticamente ma con la luce, e già il nostro paese ha un certo fascino. Come dicevo, i recenti lavori hanno fortemente compromesso la rete stradale, per cui dobbiamo adoperarci per il ripristino totale. Il turismo, dopo il riconoscimento dell'UNESCO, l'inserimento nella World Heritage List, patrimonio dell'umanità, è un punto di partenza, non un punto d'arrivo. È sotto gli occhi di tutti che il grande cambiamento del flusso turistico negli ultimi anni a Palazzolo Greco. Questo riconoscimento ci ha dato la possibilità di essere conosciuti a livello internazionale tramite anche il National Geographic, è una rivista che esce a tiratura settimanale in tutto il mondo e dove si trova sempre un articolo su Palazzolo. I nostri monumenti, le chiese, i palazzi, l'area archeologica, i musei, l'area museale di prossima apertura, la nostra cucina, la gentilezza delle persone di Palazzolo, la tranquillità. Non siamo secondi a nessuno. Io sono orgoglioso di essere palazzolese. Forse qualcuno non lo è, perché ha detto che il nostro paese è sporco. Io, se a casa mia viene qualcuno e trova disordine, invento una scusa. Non dico che sono sporco. E non abbiamo bisogno di lumi tutelari per fare cultura. Da qualche parte credono che non ci sono persone in grado di farlo. Palazzolo ha dato Natale a uomini di cultura di alto spessore. Abbiamo uomini e donne in grado di fare cultura e promuovere Palazzolo. Dobbiamo puntare ad un turismo congressuale. Certamente dobbiamo organizzare e proporre
servizi adeguati e di qualità. Il turismo è un volano per far crescere l'economia nel nostro paese. Noi tutti, i candidati consiglieri della lista Noi per Palazzolo, saremo sempre al fianco di tutti i cittadini. Siamo persone presenti tutti i giorni dell'anno e non soltanto per il periodo di campagna elettorale. Siamo stati, siamo e saremo sempre a disposizione dei cittadini. Devo chiudere. Devo dare spazio a chi viene dopo di me anche per poter esprimere in tranquillità il proprio pensiero in questa chiusura di campagna elettorale. Ma voglio lasciarvi con un invito. Un invito a votare la lista di tutti i candidati Noi per Palazzolo, un invito a votare il candidato sindaco Carlo Scibetta e un invito per il nostro candidato alla provincia Domenico Nigro. Noi e voi ce la faremo per un paese più bello. Viva Palazzolo! Buonasera a tutti e ben ritrovati per questo comizio conclusivo. Questa sera io parlerò soprattutto della mia candidatura alle elezioni provinciali, spiegando le ragioni e gli obiettivi. Tuttavia ho il dovere e anche il piacere di dare qualche risposta, perché come avete visto nelle ultime settimane, a parte il terremoto del 1693, poi i miei avversari mi hanno accusato di tutto. Parlerò delle cose che mi stanno a cuore, delle cose in cui ho creduto e credo. Credo nel territorio, credo nel riscatto del territorio. Il sottoscritto ha avuto l'orgoglio, il coraggio, la dignità, l'amore per questo paese, per combattere per il riscatto del territorio. Siamo stati ad un passo dalla vittoria. Nel gennaio 2008, pochi mesi fa, l'assessorato alle autonomie locali ha autorizzato il comune di Palazzolo ad indire il referendum consultivo. Poi è intervenuta una sospensiva del TAR e quindi è ritornata in alto mare questa battaglia, ma io questa battaglia l'ho combattuta, la combatterò fino a quando avrò un istante di vita, un alito, combatterò questa battaglia. Ho detto milioni di volte che quei territori ci appartengono perché sono stati resi fertili dal sudore e dal sangue dei nostri avi, dei miei nonni, dei vostri nonni, dei nostri avi, dei vostri padri. Ci appartengono, mi batterò perché Canicattini Bagni non sia un enclave nel cuore di Noto, mi batterò perché Marzaneni, non può accadere che in una città come Marzaneni un cittadino ha la stanza da letto in territorio di Noto e la stanza da pranzo in territorio di Pachino. Sono assurdità. Voglio riprendere un'altra questione, un'altra accusa che mi urta molto, che respingo precisamente con decisione. Questa non è una città sporca. Abbiamo problemi sulla pulizia, abbiamo problemi sulla differenziata, ma questa resta la città più pulita della provincia. Vi do la prova provata di questo, vi do la prova provata di questa affermazione. Su questa città da anni silenziosamente gli investitori stranieri, in modo particolare francesi e maltesi, investono per acquistare immobili, investono per acquistare terreni. Questo è il segno della vitalità e dell'attrattività di questa città, una città nobile che deve avere candidati nobili, candidati capaci di esprimere i loro programmi, le loro idee, non di fondare tutto sulla menzogna e sulla bugia. Qualcuno la pagherà. Il lavoro ha rispetto, l'avversario ha diritto al rispetto. Palazzolo non è in ginocchio, forse qualcuno che è sempre stato in ginocchio. Altra questione importantissima che mi preme poi questa sera precisare: ci sono stati una serie di colpi ad effetto, deputati, il ministro non è venuto, d'altronde io in 10 anni non l'ho mai vista, nessuno si è accorto che è stato per 5 anni ministro di questa Repubblica, ma pazienza, abbiamo avuto i deputati, l'onorevole Granata, l'onorevole Bufardesi. All'onorevole Granata risponderò con le parole dell'onorevole Sala, che è oratore raffinatissimo, il quale diceva: ma se non è stato in grado in 7 anni di assessorato ai beni culturali e prima ancora al turismo di risolvere i problemi di questa regione, come può pensare di risolvere i problemi di questa città? Lui è stato irreversibilmente condannato 1 anno e mezzo fa dal popolo di questa provincia, che lo ha bocciato senza appello alle scorse elezioni regionali. Un sindacato umile come me ha preso 4.000 voti, un mega assessore si è arrestato e si è arenato a 5.000 voti. Se non riesci a Siracusa
solo perché c'è una legge elettorale infame gli consente questo. Per anni mi sono battuto e l'accusa mi sta veramente, mi fa male. A proposito di festival, è venuto l'onorevole Buffardeci a raccontarci del festival e di altre storie. Bene, lui è il primo che ha postato il festival dei giovani. Da 2 anni non frequento quel festival perché provo dolore per come lo hanno ridotto. Questa è una città che ha bisogno del festival, ma non ha bisogno di essere presa a calci nel sedere dall'Inda e dal suo presidente. Ricordatevi che Buffardeci nega la firma alla Costituzione, alla Convenzione, per dichiarare Palazzolo sede dell'Accademia del Teatro del Mediterraneo. È un momento importantissimo per la nostra città e avrà sede presso l'Istituto Vaccaro. Questa è un'altra delle battaglie che intendo fare. Palazzolo ha avuto molti nemici in questi anni, in questi 10 anni di mia sindacatura. Sicuramente in testa a questi miei nemici hanno sempre marciato l'onorevole Granata e l'onorevole Buffardeci. Viene qua e ci parla di differenziata, ma Palazzolo differenzia il 15% alla percentuale più alta o tra le più alte in Sicilia. Siracusa differenzia il 3%, ecco la grande eccellenza dell'uomo e le grandi capacità amministrative. Mi dispiace scendere in polemica perché penso che la politica sia altro. I candidati che sono forti, che vogliono dare prova di forza, non usano lo specchietto per le nodule, vengono qua nel rispetto dell'avversario, lo criticano e dicono che cosa vogliono fare. Io ancora non l'ho capito, ma siccome me li ricordo, so che cosa realmente vogliono fare, ma non ce lo possono dire. Chiudo facendovi notare una cosa molto importante. Vi faccio vedere queste bandiere abbrunate. Io voglio che questa sera, questa piazza, a prescindere da ogni preferenza politica, tributi un applauso a quei 6 giovani di Mineo, a quei 6 giovani di Mineo che per un gesto di solidarietà e di affetto sono morti. Io credo che un paese civile, un'Europa civile, ha un obbligo, l'obbligo di diffondere la sicurezza nei luoghi di lavoro. Questa è la prima battaglia che farò se mi darete nuova solidarietà politica. Sicurezza nei luoghi di lavoro. La provincia ha potere sulla formazione non solo professionale, ma sulla formazione dei comuni. Non possiamo restare inerti, la nostra coscienza grida, dobbiamo batterci, diffondere la sicurezza nei luoghi di lavoro. È importante perché non ci siano vittime, perché ha un costo sociale tutto ciò enorme. Un altro grande problema è quello delle infrastrutture. Ho incontrato ieri a Palazzo Vaccaro, perché concludevamo il secondo lotto dei lavori, l'onorevole Bono, abbiamo parlato di infrastrutture, o il suo impegno all'appalto immediato del frigo macello. Scusate se noi insistiamo molto su questo concetto, ma per me è un'opera basilare, ci lavoro da almeno 8 anni, ritengo che sia un'opera strategica, vera chiave di volta per mutare i destini di questa città, non solo nell'agricoltura. Un'altra grande battaglia riguarda il finanziamento e il completamento dei lavori dell'Istituto Vaccaro. Esiste, dicevo poc'anzi, una convenzione che è ferma a Siracusa tra il comune di Palazzo Vacreide, l'Inda e l'Istituto Alberghiero. Lì possiamo fare cose grandi, possiamo creare un centro culturale, possiamo creare un ostello, possiamo creare quella che si chiama scuola impresa, possiamo fare ritornare i giovani, creare anche altre specializzazioni universitarie. Costano poco, sono molto fattibili e molto redditizie, quindi una grande battaglia. Altra grande battaglia per la quale mi impegno riguarda l'edilizia scolastica. È vero, l'istituto tecnico e industriale è stato realizzato da poco ed è importante, ma c'è tutto un altro presso scolastico, l'istituto, il liceo classico, il pedagogico e così via, che attendono risposte locali adeguati, moderni, europei, perché la scuola ha bisogno di spazi importanti, di strutture degne di questo nome. Altro grande assente della scena politica provinciale nell'ultimo decennio è la viabilità, la grande viabilità, ma anche la viabilità minuta. Non so se ce la farò, ma sicuramente mi batterò come un leone per l'ammodernamento della Maremonti, ma soprattutto per il collegamento poi Giarratana-Ragusa. È un'arteria fondamentale e può darci un anello completo alla nostra città, che si congiunge con la circonvallazione nord e con la circonvallazione est. Ricordo che circonvallazione nord-est fanno parte di quei fatti che l'amministrazione ha ricordato. Vengono a dirmi che questa è un'amministrazione che non ha fatto nulla. Questa è un'amministrazione che ha avuto finanziamenti e li ha speso realizzando opere per 50 milioni di euro. E li ha realizzati nel rispetto dell'etica.
Siamo riusciti ad aprire la piscina che era un sogno, a portare l'acqua a Falabbia che era il sogno forse di generazioni, per oltre un secolo. Siamo riusciti in molte cose che apparivano impossibili. L'abbiamo fatto con la semplicità, con la capacità di ascolto che ci ha sempre contraddistinto. Un'altra grande battaglia riguarda i beni culturali. La provincia ha poteri per quanto concerne di pianificazione e di programmazione per quanto riguarda i beni culturali. Mi spenderò. Per me un modello di fruizione e di buona gestione dei beni culturali è rappresentato dal Comune di Buscemi con la sua con il suo paese museo, attraverso una semplicissima convenzione e la fiducia, responsabilizzando un gruppo di persone in gamba, sono riusciti a rendere un grande servizio alla collettività, non solo a Buscemi ma anche alla nostra città. Mi batterò per una convenzione tra comune e provincia per la piena fruizione di tutti i beni culturali, dal Teatro Greco alla Esaldonia, ricordando a voi tutti che non è competenza del Comune aprire o chiudere il Teatro Greco o pulire il Teatro Greco, questa è una competenza della Regione Siciliana e segnatamente della sua intendenza, però questo Comune e questo Sindaco ha avuto anche il coraggio, la forza, la volontà, l'umiltà di salire al Teatro Greco, aprire e chiudere, pulire quando era necessario, assieme a consiglieri, cittadini, assessori e vice sindaco. Abbiamo avuto questa dignità. Quando altri da assessori commettevano sfracelli e danni immensi. Poi mi voglio battere per le associazioni sportive della zona montana. Vedete, le associazioni sportive tutte indistintamente svolgono un ruolo importante, che è un ruolo di prevenzione sociale nel nostro territorio, e non ci sono più risorse, i comuni non hanno più risorse, la provincia deve muoversi, perché è un investimento sulle future generazioni, è un investimento sui giovani e va fatto. Pensate ad esempio alla nostra piscina, svolge un servizio a favore di tutto il comprensorio, è giusto che il comprensorio se ne faccia carico, specie oggi che il petrolio arriva a $200. Parlando di sport, di associazioni sportive, il mio pensiero è un obbligo grandissimo, nei confronti di un signore che si chiama Rosario Scrofani. Lo ringrazio per ciò che ha fatto per Palazzolo, per tutte le belle domeniche trascorse. Devo spendere una parola e chiudo. Per quanto riguarda il candidato sindaco, vedete, siamo in un momento molto particolare in Europa, in Italia, in Sicilia, è un momento di grave crisi. Ciò che è accaduto oggi in Irlanda, il no al Trattato di Lisbona, è un fatto grave che avrà non solo ripercussioni politiche ma anche ripercussioni macroeconomiche. C'è un libro molto bello di Tremonti che dice oggi abbiamo il superfluo ma inizia a mancarci il necessario. Andiamo a Londra con 20 euro, ma se facciamo la spesa sotto casa non ci bastano 50 euro, è un momento difficile. Allora io, non come sindaco, ma come cittadino di Palazzolo, ho il desiderio, la voglia, il piacere che a sostituirmi sia una persona che ritengo di gran lunga migliore di me, il più bravo, competente, onesto, grandi capacità professionali, grandi capacità etiche. Forse un sindaco deve essere lo specchio di questa città. Il cittadino lo vede e si specchia in lui. Due parole per l'onorevole Bono. Ci siamo sentiti, io stima, lo voto non perché faccio parte della sua coalizione, ma perché voto l'uomo, credo nelle sue grandi qualità e mi impegno per lui, ma lui si deve impegnare per noi. Ieri gliel'ho detto, abbiamo 365 giorni di tempo, se hai letto, ma pretendo risposte precise per questa città. Ad iniziare dalla viabilità minuta, non è possibile che da 10 anni, da 15 anni il ponte di Pipinello sia crollato e la provincia non lo ripari. Non è possibile che la traversa che collega Falabbia con San Giacomo assomigli ad una strada di Kabul. Sono piccoli interventi che noi possiamo realizzare, segno tangibile del nostro impegno. Chiudo chiedendo il sostegno per la lista Noi per Palazzolo. È una lista bella, composta di giovani che hanno la capacità di sentire, che hanno la capacità di sapere ascoltare. Sono entusiasta di loro, sono entusiasta del sindaco, del candidato sindaco, e chiedo buon augurio per questa battuta. Chiudo invitandovi il domenica e lunedì a votare, e vi chiedo anche una grande cortesia, non dimenticate domenica pomeriggio alle 16:30 di passare dallo stadio. Forza Palazzolo! Buonasera a tutti. Il nostro programma, oltre ad essere fatto di opere
e fatto anche di servizi. Ed è di quelli che questa sera vi voglio parlare, dei servizi, di quei servizi che servono a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Servizi. Il nostro programma è ricco di servizi, è ovvio che per motivi di tempo non posso parlare di tutti i servizi, ma voglio accennare ad alcuni. Attiveremo un servizio di informazione tempestiva con sms, email e incontri divulgativi a tutti gli operatori agricoli, artigianali e commerciali per informarli della pubblicazione dei bandi della regione siciliana. È un servizio estremamente importante perché la regione è in ritardo nella spesa del corrente anno solare e quindi ci saranno tempi ristretti per effettuare, per adempiere a questo importante compito istituzionale. Ma lasciatemi parlare di quelli che sono i servizi di cui ho a cuore e che ho seguito per quasi 10 anni. L'ambiente. Io ribadisco che il compito principale dell'amministrazione sarà la certificazione ambientale. Ma per poter raggiungere la certificazione ambientale sono consapevole che va potenziata la raccolta differenziata e la porteremo dal 40 al 50%. Questo comune deve passare dal comune più virtuoso per la raccolta differenziata a livello provinciale e regionale al comune più virtuoso, comunque tra i più virtuosi d'Italia. Il 50% non è cosa da poco, ma per poter potenziare la raccolta differenziata è necessario che noi andiamo a realizzare entro quest'anno il centro comunale di raccolta dei rifiuti riciclabili già finanziato per 1.200.000 euro, e ci batteremo per quello, per questa importante opera, perché senza le infrastrutture non possiamo parlare di raccolta differenziata, non possiamo parlare di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani in base alla normativa vigente. È vero che in alcuni momenti dell'anno la nostra città, le vie secondarie della nostra città, si trovano in queste vie delle erbe infestanti. Però vi posso dare una motivazione tecnica a questa cosa. Noi da circa 8 anni che abbiamo fatto la scelta di non utilizzare diserbanti nel rispetto dell'ambiente e dell'uomo, perché chi conosce questi prodotti chimici sa bene che nel medio e lungo termine risultano dannosi all'uomo, alla fauna e alla flora, e questo è uno di quegli elementi essenziali per poter andare alla certificazione ambientale. È vero che in alcuni angoli del nostro paese si trovano deiezioni, ma noi nel nostro programma abbiamo individuato la causa e ne abbiamo indicato i metodi per poter fare rientrare la popolazione dei colombi all'interno dei parametri accettabili. E quindi non è importante solo fare rilevare i problemi, è importante anche trovarne le soluzioni e le cause, perché da quelle ne passano poi le soluzioni per poter rientrare nei parametri di legge. Ma non mi fermo soltanto all'ambiente. Voglio andare anche al discorso dei servizi sociali. Le due comunità alloggi, il centro Ares che raccoglie un sacco di quantità di sangue in questo paese, forse ne più di tutta la provincia di Siracusa. Il centro diurno per persone con disabilità. Sono importanti strutture che dimostrano l'azione dell'amministrazione precedente nel campo del sociale. Sono importanti strutture da incoraggiare, con le quali lavoreremo in sinergia per raggiungere risultati importanti e per migliorare i servizi. Ma per noi il sociale significano anche altri servizi che intendiamo avviare nel breve termine. Penso al centro per il trattamento delle dipendenze, alcolisti, tossicodipendenti, è un centro che apriremo nel breve periodo. Penso ai progetti individuali per le persone con disabilità previsto dall'articolo 14 della legge 328 del 2000. Penso a tutte quelle persone che in questo momento vivono una situazione di disagio sociale perché sono state escluse dal mondo del lavoro. E i progetti individuali, badate bene, sono quegli strumenti essenziali per poter individuare servizi comunali necessari a raggiungere l'obiettivo di integrazione sociale di queste persone, e su quelli ci spenderemo.
E non solo su quello, non solo signori su quello, penso a altre cose, penso al trasporto urbano che è stato per tanto tempo avversato, come se non servisse a niente. Oggi il trasporto urbano è diventato un punto di riferimento per anziani. Siamo convinti che deve essere potenziato e deve essere potenziato estendendo dalle vie periferiche del paese, deve essere potenziato estendendolo a quelle fasce orarie in cui i ragazzi entrano ed escono dalle scuole. E se sarà necessario compreremo un pulmino più capiente, ve lo assicuro. Ma non penso solo ai servizi sociali, la lista Noi per Palazzolo guarda anche ad altri servizi, i servizi comunali. Abbiamo in mente, con l'aiuto di tutti i dipendenti comunali, sono convinto che ci riusciremo, abbiamo in mente di informatizzare progressivamente e integralmente i principali servizi e archivi comunali per renderli più efficienti, per consentire ai cittadini di potervi accedere per via telematica. E nel breve periodo, col progetto e-government, consentiremo il rilascio telematico di alcune certificazioni, le certificazioni anagrafiche, ve lo assicuro. E non è solo questo a cui penso e a cui pensa la lista Noi per Palazzolo. Noi pensiamo anche ad altri importanti servizi. Noi crediamo che la biblioteca comunale non può essere un punto in cui i servizi vengono, in cui i libri vengono mantenuti in maniera ordinata. Noi crediamo che la biblioteca comunale, ed è questo il punto sul quale ci scommetteremo, deve diventare un centro dinamico, un centro di aggregazione, fatto di sale per letture, sale per conversazioni, punti di collegamento ad internet. Può diventare un punto di riferimento in cui anche i nostri giovani possono recarsi per informarsi, in cui anche i nostri giovani possono recarsi per poter accrescere il sapere delle nostre tradizioni. E se questo non basterà a creare lo spazio aggregativo per i giovani, insieme alla consulta giovanile, che lo voglio dire ha svolto un buon lavoro fino a questo momento, valuteremo di individuare all'interno dell'Istituto Vaccaro uno spazio aggregativo da destinare ai giovani e in cui i giovani possono attivare servizi di turismo o possono pensare ad attività di turismo, teatro e spettacolo. E mi avvio alla conclusione perché il tempo stringe. Noi abbiamo preferito ai simboli di partito utilizzare un simbolo della nostra tradizione, le spighe del grano duro, perché le spighe di grano duro rappresentano le radici sulle quali finora abbiamo costruito il futuro di questa comunità e continueranno a rappresentare le radici sul quale costruiremo il nostro futuro. Non vogliamo simboli di partiti, se questo significa discriminare persone, se questo significa discriminare esigenze di persone. Le nostre spighe rappresentano le radici sul quale costruiremo il nostro futuro. E qui voglio anche dirvi una cosa. Noi dobbiamo farci forza delle nostre idee, dobbiamo farci forza dei nostri progetti, perché sono i due elementi essenziali che servono per accedere ai finanziamenti comunitari. E quando sarà necessario, perché qualche politico con la P minuscola potrà mettersi di traverso, sapremo a chi rivolgerci per poter fare valere le nostre istanze, le ragioni della nostra comunità. Prima di chiudere, voglio lanciare un messaggio chiaro a tutti. Noi abbiamo fatto una scelta, la scelta della lista civica. Abbiamo lanciato alla cittadinanza un messaggio chiaro. Tre assessori sono stati designati in base alle loro competenze e alla loro disponibilità. Se assessore me li indicherà, se sarò eletto io, il popolo e gli elettori, e saranno le persone alle quali verranno assegnati gli altri due assessorati. E tra i maggiori votati sceglierò il Presidente del Consiglio. Questo significa dare voce al popolo, dare voce alla cittadinanza. Io spero che il nostro paese martedì 17 possa avere tre motivi da festeggiare: il nuovo sindaco, un consigliere provinciale, la promozione alla categoria superiore del Palazzolo Calcio. Grazie.
Thank you.